Nei prossimi giorni prenderà il via in Abruzzo il progetto NOSE, Network for Odor Sensitivity, che l'ARTA metterà in campo per segnalare le molestie olfattive. Attraverso un'applicazione gratuita, sviluppata dall'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima e scaricabile dal sito di ARTA Abruzzo, sarà possibile mappare i cattivi odori e campionare l'aria anche attraverso l'utilizzo di un naso elettronico, come spiega al TG8 Maurizio Dionisio, direttore generale dell'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente. L'obiettivo è quello di fornire alla popolazione abruzzese uno strumento finalmente efficace rispetto a una problematica che si evidenziava sempre con maggior frequenza, ovvero quello dei miasmi, quello che comunemente, volgarmente vengono definite le puzze. La gente ci chiamava, ma non esisteva ancora un modo tecnicamente scientifico che ci potesse aiutare, bastava una piccola corrente di vento che il problema veniva meno e ci costringeva magari a reiterare il nostro intervento. Adesso ARTA Abruzzo per la prima volta si è munita di uno strumento che permetterà alla cittadinanza di fare delle segnalazioni attraverso un'app, in modo tale che avremo la precisa individuazione del luogo, potremo intervenire attraverso dei campionamenti d'aria e quindi potremo offrire sempre un servizio maggiore. Ci sono dei territori che magari anche in passato sono stati oggetto di una particolare attenzione. Mi viene in mente Chieti Scalo, dove spesso ci sono segnalazioni di questo tipo. Il fenomeno è abbastanza diffuso sul territorio abruzzese. Ricordo che c'è stato un lungo periodo che Carzoli presentava queste criticità, ma anche Colonnella in parte derivava da miasmi di natura industriale. A volte erano fenomeni legati alla natura, altre volte erano le conseguenze dei grandi incendi estivi. Un pochino tutto l'Abruzzo è interessato del problema, non è un problema frequentissimo, è un problema che comunque desta la nostra preoccupazione. Il progetto NOSE partirà in via sperimentale in due macro aree abruzzesi, Colonnella e Solmona, in passato già attenzionate per le numerose segnalazioni dei cittadini. Qui saranno posizionati gli odor prep, gli strumenti di monitoraggio per un primo campionamento dell'aria collegato all'app. Poi toccherà alle province di Chieti e Pescara e alla zona di Vasto San Salvo. Una volta individuate poi le origini di questi miasmi, di queste puzze, come si procederà? Si procederà attraverso un campionamento d'aria portato in laboratorio per cercare di individuare le sostanze esattamente che si sono liberate in atmosfera. Ma poi esiste ancora un altro strumento specifico che permetterà proprio attraverso un naso elettronico, definiamolo così, di riuscire a raggiungere con sempre maggiore precisione le caratteristiche di queste esalazioni maleodoranti o nocive.